anche in questo momento, in attesa del calcio d'avvio che avviene in questo momento. Llorente, Coque, Saúl e Lemar a centrocampo, João Félix e tocco a seguire per Morata, chiuso da Bremer, che mette un po' in difficoltà Szczęsny, che non riesce a tenere in gioco il pallone. Corner questa volta regalato dalla Juventus all'Atletico. Va a batterlo Lemar. Primo piano per Bremer, ragazzi. Batte l'angolo Lemar, pallone nel mucchio. Witzel da due passi, non trova lo specchio della porta. Doppia carambola. Il pallone sopra la traversa, prima grande occasione della partita. Ha liberato prima Alessandro, poi il rimpallo con Bremer, per poco non offre un assist. Pallone girato centralmente per Locatelli, zona tiro, infatti lo prova. Non granché, pallone largo per un altro dei campioni d'Europa presenti in campo. Lanciato da Roberto Mancini in nazionale, poi grande protagonista. Lemar, Zaccaria è in scivolata, sceglie il tempo giusto, stava per strappargli il pallone, poi la Juve non è fortunata, adesso deve guardarsi da una ripartenza 4 contro 3 dell'Atletico. Pallone dentro per Morata, il primo gol di questa partita lo segna l'Atletico, ma lo segna un cuore bianconero, cioè lo segna Morata, lui in maglia bianconera di gol ne ha fatti 59, questo lo segna con quella Colchoneros, per cui a livello di match ufficiali ne ha fatti 22 in 61 partite. Un attaccante da 162 gol in carriera. Si parla sempre tanto, qui intanto rivediamo posizione regolare sull'assist in verticale di João Félix per Alvaro Morata. Si parla sempre molto e giustamente del lavoro che fa questo ragazzo, dell'umiltà con cui gioca, con cui va a pressare, con cui si allarga anche a sinistra, con cui crea spazi, con cui davvero si mette al servizio della squadra. L'ha fatto tanto con la Juventus. Va a giro, deviazione della barriera, calcio d'angolo. Eccolo qua il Fideo, 34 anni, numeri spaventosi, 175 gol in carriera. Reinildo, arriva il cross verso Molina, che tocca poi Coque, che si coordina, e Szczęsny che fa una parata fenomenale. Tutto bellissimo dall'azione che si è sviluppata a sinistra dell'Atletico a come si è coordinato qui, guardate, per il tiro Coque, è splendido l'intervento di uno dei portieri più forti del mondo, cioè Szczęsny, fantastico, nega il gol al capitano dell'Atletico e deve concedere solo, e sottolineo il termine al calcio di punizione per l'Atletico Madrid. 6 uomini, maglia colcionero in area, batte Lemar, troppo su Szczęsny però. Presa agevole del portiere, rallenta l'azione dell'Atletico. Lemar è pronto al cross, passo è corto, doppia svirgolata. X che non riesce non solo a girarsi ma neanche a chiudere il triangolo, poi commette fallo. Su Locatelli si danno il 5, anche qui forse un giallo poteva starci, leverei il forse. Bremer, bellissimo questo scambio dell'Atletico, si presenta in area con Saúl, calcio di rigore, fallo di mano di Alessandro e calcio di rigore per l'Atletico, bellissima azione di ripartenza dei colchoneros. E adesso la Schalz dal dischetto, qui una bellissima ripartenza, intelligentissimo il tocco in corsa di Llorente per Saúl che mette al centro, c'era Molina, stavano arrivando anche João Félix e Morata, questa è la parata in tuffo di Alessandro che non ha fatto una piega ovviamente sul rigore concesso dall'arbitro. João Félix, la grande parata di Szczęsny, fantastica ancora, è la seconda splendida parata di un grandissimo portiere. Szczęsny è andato sulla sua destra, un tiro angolato e anche potente, qui la prima grande parata, quella di
Alexandro e poi quella più bella, perché quella regolare, di Szczęsny. Due parate fenomenali dal portiere polacco. Entra in area, lo insegue Bremer, che recupera la posizione ancora Morata! Evita la chiusura di Bremer, batte Szczęsny, fa doppietta, fa 2-0 per l'Atletico Madrid. Di forza e poi di precisione, Alvaro Morata ha fatto praticamente tutto da solo. Gli urlavano dalla panchina dell'Atletico, solo, è andato, ha fatto tutto lui. Qui vince di forza il duello con Bonucci, lo insegue Bremer che gli fa sentire il fisico, lo taglia fuori con una finta dal destro al sinistro, 2-0. Grande partita anche dell'Atletico Madrid, tutti in questo primo tempo, ma anche a livello personale di Alvaro Morata. Poteva anche essere una partita forse mentalmente più complessa delle altre, talmente complessa che Morata. Savic forse prende anche un fallo, prova la conclusione proprio sulle, giocatore che lo so, mette il rigore mancato, resterà Morata in scivolata. Poi c'è un altro tocco e per questo sarà calcio d'angolo. Altra occasione addirittura per la tripletta per Alvaro Morata, che si getta in spaccata, la tocca ma non trova in realtà la deviazione, con la coscia Danilo in calcio d'angolo. Cato di Joao Felix, lo segue nella velocità Gatti che lo chiude, tocca per ultimo, sarà calcio d'angolo. Sarà una stagione speciale per Gatti, vestire la maglia della Juventus, uno step importantissimo nella storia di qualsiasi giocatore. Ancora Saul, altro cross facile per la presa di Perin. L'under 16 prima e l'under 20 poi. Miretti prova la conclusione, Gerbic la tiene. Non siamo lontani dal momento affidato a Lemar, che va quasi in porta! E va in porta! Reclamano i giocatori della Juventus se c'è stato o meno un tocco. Il gol del 3-0, se la ride Lemar. 3-0 per l'Atletico Madrid. Vediamo chi ha toccato. Vanno a abbracciare anche Alvaro Morata, potrebbe essere la sua tripletta. Qui inquadrato Lemar. Due giocatori sono andati sul pallone. Difficile capire se ha sfiorato da questa immagine. Vediamo qui Morata, la sensazione che vada lui sul pallone, ma vediamo da qui. Brava la regia che ci offre tante immagini, e probabilmente la tocca Morata. Di prima Koke, ancora Correa per Carrasco, il lob e Perin la guanta con un balzo all'indietro, è una presa magica ed evita anche dei dati negativi da rivedere. Fuori gioco di De Sciglio, inutile il controllo e la conclusione del giocatore del Milan e dell'OL, dell'Olympique Lyon. È andata subito sulla bandierina dell'assistente, e qui abbiamo rivisto anche il perché. La punizione la batte Gerbic, un tocco corto per Vass. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.